Ebbene, amici e fratelli della Congrega, è partita la registration. Voi siete partiti col cervello? Allora, uomini, partirà lo spot pubblicitario, l'annuncio. Così raggiungerò i 70 euro su Google AdSense. No, l'annuncio è questo. Vi annuncio che andrò al Festival di Venezia. Ovviamente, che palle, però dovrò parcheggiare. Andare a ritirare il patentino, bisogna stare attenti, anzi devo stare attento a compiere questo viaggio e a non scordarmi, ah, sta qua, della patente. Uomini che affibbiate patenti ma non siete, diciamo, gli esaminatori della scuola guida. Abbiamo appunto anche Gloria Guida che si recava, la vedi qualche volta, un po' c'è, ancora bella donna, tutta rifetta, da molti uomini è stata, diciamo, fatta e strafatta, compreso Johnny Dorelli, alla pasticceria Dolce Lucia. Dolce Lucia in quel di Casale Chirino. Ora, non spostiamo l'attenzione sull'importante questione. Devo dimagrire. Ieri ho mangiato pizza col salame piccante, mentre questa Gloria, Gloria, viene citata, non citata, capostipite, primo libro, o in questo, chissà, sono smemorato, e mangiava molti salamini. Sono stato metaforico, ma tutto era fronico. Allora, comparirò, sì, ma non sarà mostrato, questo mostro che sono io, in Italia, perché è un film sperimentale, questo film di Darren Aronofsky, Postcards from Earth. Riposterò e renderò pubblico il video della mia, diciamo, traversata, diciamo così, oceanica, no? Tra virgolette, in quel di Parma, al Teatro Regio. È chiaro? Uomini di Reggio Calabria, uomini calabresi, uomini lucani, uomini pugliesi, uomini siciliani, andremo verso la rovina? No, in quelle del Lido veneziano. Tum, tum, bisogna stare attenti in quei monoappartamenti. La gente si apparta e ci sono le cicale, no, le zanzare. Ci vogliono delle ottime tapparelle, altresì dette veneziane, le zanzariere, uomini. Uomini puttanieri, so che vi apparterete e appartenete a quella razza. E ho detto tutto. Sarà un lavoro serio, di totale concentrazione. Allora, mi piace questo taglio di capelli. Ecco l'annuncio. L'annuncio promozionale è questo. Sono il nuovo Cesare, ragazzi, cari ragazzi. E date a Cesare quel che di Cesare. Cioè i vostri capelli persi che non riacquisterete. Quindi donate lui i pochi capelli rimasti lì, perché dopo aver speso dei soldi inutilmente smarrirete anche la crepe. Impazzirete, uomini. Siete stati colti da impazzimento, può succedere, no? Mi ricordo il periodo adolescenziale, periodo di forti turbamenti, di poco godimento. E di me, indubbiamente, malato di mente, ma non credo. Non credo in Cristo Salvatore e in vostro Signore. Sono ateo, perdonatemi. Uomini credenti che non credeste in me, miscredenti del sottoscritto. Andrò a Venezia, tutto infoiato, tutto col capello cotonato, no, manca veramente meno di un mese, quindi non credo che il bulbo si rinfortirà, anche perché se mi rivolgerò a Cesare, ragazzi, ma ancora capa quello. Al massimo potrei presentarmi con un bel tuffo così col parrucchino e Cesarino avrebbe sempre più soldini, però, e io meno, meno. Uomini, io mi meno,
Me la meno? Ma arriviamo al punto. Sì, come Diego abbatte il tuono. Vulez, Vulez! Tifo da stadio. È chiaro? Che poi è difficile essere obiettivi quando si va a vedere un film in anteprima mondiale, no? È come assistere a Renato Dallara a una partita che non vale niente, diciamo, nel computo generale della storia del gioco del pallone, no? Il Bologna doveva salvarsi, Marco Di Vaio, cresciuto nel vivaio, molto vivace, come ragazzo, no, dicevo. E allora, un gol per non retrocedere, no? Finché non avvenga la retrocessione, torniamo forse al grande Rino Bembi della storia del pallone, e la gente si scaldava, si dimenava come il falotico quando canta, e sembra dubbiamente befrenico, oligofrenico e da manico. Poi uno rivede la partita, diciamo, in replica, vabbè, tutto qua, comunque ci siamo salvati, ma non è che fosse stato un grande gol, eh. È come assistere, non so, quel film di Luca Guadagnino l'anno scorso, quest'anno doveva aprire il festival, meglio così, meglio così. Avremo il grande Pier Francesco Favino con comandante. Un capitano abbiamo, solo un capitano, un capitano. Dicevo, che non è Francesco Totti. Mi sono perso. Fra un dribbling lessicale e l'altro, uomini. 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 Siamo uomini o caporali? Questo è il punto nevralgico della situazione. Angosciato. Dicevo. Retrocessione. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo tutto in sospensione. Aronofsky, questo nome non è nuovo. Vinse il Leone d'Oro con The Wrestler. Non vinse la Coppa Volpi Mickey Rourke. Fu candidato all'Oscar, lo perse contro Sean Penn di Milk, ma vinse il Golden Globe. Doveva avvenire la cosiddetta rinascenza, che leggermente avvenne, perché poi girò Iron Man 2, 3, no, solo il 2 nella parte del villain, ma poi s'autodistrusse, diciamo, e continuò a combattere per far sì che i pochi neuroni rimasti lì, ecco, scomparissero del tutto. Lui, The Wrestler, lui Homeboy, lui Charles Bukowski, alias Henry Chinaski, in Barfly. Dicevo, il Cigno Nero, bel film che mi ricorda molto quella canzone di Pulp Fiction, ascoltata, cantata, anche così, ballata da Uma Thurman. You'll be a woman soon, tum, 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 tum. You'll be a woman soon, tum, 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 tum. You'll be a woman soon. Ma va avanti, sì, ma non mi ricordo le parole. Faccio un po' come Massimo Troisi, non ci resta che piangere. Sì, sto comunicando questo pezzo, Vabbè, sono un artista, troverò le parole giuste. O forse canterò la canzone di Ligabue. Ho perso le parole, eppure ce l'avevo qua fino a un attimo fa. Non è così, no? Ho sbagliato, non me la ricordo bene. Ok. Sì, è la storia di una ragazza, che poi quel Vincent Cassel, anche ed Angelo Smetto, quello, ce l'ha molto con la sodomizzazione. Però in Irreversible, di Gaspar Noé, che fu presentato al Festival di Cannes, la sua ex Monica Bellucci fu sodomizzata da un altro, stuprata, una vergogna veramente. Uomini che appartenete all'odio, alla Matthew Kassovitz, sì. Poi avrebbe girato i film di Porpora, sempre con Cassel e Charenot, e quell'altra, Nadia Fares, guardate i poliziotti, lì viene anche ben trombata da Claudio Mendola, poliziotti di Giulio Bassi, ma ritorniamo alle basi. Uomini che non avete, per l'appunto, le basi per essere scrittori e attori, neppure io, come no. Ma io ce l'ho profumato, anzi ce l'ho profumati. Ecco, più di uno. Tornando alla battuta di Benigni, lì con Raffaella Carrà, in passato gli uomini avevano più di uno, ecco, da cui detto che a casa vuoi.
Quindi che cazzo volete? Questo? Non lo potete vedere, non lo vedete qua, non si può mostrare. Però ricordate che voi ne avete più di uno, sì sì. Uno qua, ma che non funziona, e uno sempre qua. Per l'inculata perenne eterna. Allora. Comunque che schiacchiera, che bomba! Che bella la lanciolona, quello che turma. Mi turbava, giù mi turbi. Basta adesso, basta! Oh. Stefano fare il cretino come i Blues Brothers. Ricordate quella battuta? Suonano al campanello 3-3-3-3 Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon dei tempi d'oro, volevate che ma bussasse e suonasse alla vostra porta e vi trombasse? Questo non è successo, anche perché Alain oramai è la sua età. Eutanasia, cioè dicevo, è Dangerous Method, Sam Cassell, la ragazza che viene, diciamo, spronata per non essere poi dalla vita ingulata e rimanere una mezzanata. Mi ricordo la canzone, la battuta comunque questa, la mia, no, nei Blues Brothers. La signora Tarantella risponde, prima apre la porta, una signora Tarantella, come mia madre. No, la signora Tarantino. La signora Tarantella, no, Tarantino. Sì, dovete sapere che io sono figlio, infatti, di una famiglia da Tarantino. Quindi balliamo la Tarantella. Dico, questi non sono mica stati acquistati al mercato, i patentini. Quest'anno ho scelto proprio una foto, se li metteranno, a questa richiesta particolare, che mi permetteranno, perché io sono io, voi no. La foto scattata fuori dal Teatro Regio. Avevo il chiodo, ecco. La signora invece ha disturbato e mi sono impappinato il chiodo e mi sono quasi inchiodato in passato, sì. E da lì non mi schiodo proprio. Sto scrivendo il commissario Falò 3, andrò a parlare sul bar Triunfo, è un bar, ottima cantina vinicola, lì c'erano dei vini pregiati, la gente non era molto raffinata, non proprio la creme della creme, anche perché quel paese, natio dei miei genitori, non era e non è a tutt'oggi, diciamo, abitato, bazzicato, frequentato, diciamo, da persone, diciamo, molto altolocchete, sia a livello sociale che culturale. Però la gente, poi c'era un ottimo cremino lì, andavo a prendere i gelati e leccavo, mentre tutti i miei coetanei pensavano a leccare, qualche volta leccavano, infatti, le fighe di tutte queste stronzette, e poi ascoltavano Lemon Tree e andavano limonando così. Dicevo, io questo qui era completamente raffreddato, era un ghiacciolo. Dicevo, a me piaceva il Mottarello, il Calippo, e non volevo indurirmi troppo e diventare quell'uomo nuovo come il Califfo, Frank Califano, uno che tante volte l'ha ricevuto metaforicamente nell'anno e poi cantava tutto il resto, e intanto ci dava e ci dava, ci dava e ci dava, insomma, con qualche bagage raccattato sui piedi. Dicevo, Bar Triunfo, un uomo che non poteva urlare trionfo, trionfo, però non era sposato, però c'era quella clientela, tutti quei clienti, che volevano la botte piena e la moglie ubriaca. Sì, perché quando la moglie era ubriaca, loro si ubriacavano di più e poi andavano con le mogli degli altri. Ora, io ne sono più del diavolo. L'allenatore del Milan fu Capello, da cui il famoso detto abbandonesco, un diavolo Capello! Che stronzata! Stronzata che dà valore a questa società incolore. Uomini scoloriti, uomini che ce l'avete e siete razzisti contro i neri. Ci sono i gialli, i miei gialli. Questi sono ottimi gialli, questo è un ottimo giallo. Insomma, fa schifo a cazzo. È un noir, è un hard boiled. Comunque c'è qualche pezzo anche un po', diciamo, sembra metaforicamente hardcore. Un po' piccantello, dicevo. You'll be a woman.
su, tan 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 tan. Vedi tutti questi disgraziati che rosicano, che loro non andranno al festival. Io spenderò, spanderò i miei orizzonti e spanderò, c'è anche la sezione orizzonti, infatti si è presentato quel film Bring of the Fight, esordio della regia di Jack Huston con Michael C. Primitive, e anche ciò pesci. Sì, tutti questi qua, poi trovano i pesci che abboccano, che fanno queste video recensioni rancorosi, ce l'hanno con tutti, tutti loco e tutto andato. Secondo me sono stato al Bar Triunfo prima, comunque questo triunfo ancora esiste. Non ce l'hanno profumato, no. Ma non solo questo, sono proprio sporchi, non si lava mai, chissà che schifezza qua. Dicevo, loro sono come Bruce Willis, no, non sono neanche dei combattenti, non sono ancora niente, quindi non lo saranno più perché erano 50 anni, 60 anni, che cazzo devono fare. Parafrasando il grande Marcello Suola su Nero, perché Uma Thurman, quella stronzetta, sapevi che Nero dice tutta la fisarmonica e poi che armonia a letto, you'll be a woman soon, con uno così, vabbè, Vin Graves, un po' di paggio quello, però insomma, se andava invece con insomma, altri di cose, allora, se dovevi farcela, ce l'avresti già fatta, insomma, invece questo qua, se l'era fatta, come? E lei era tutta sfatta, no, fatta, una fattona. E allora lì andò in overdose, John Travolta, quello che ballava così, nella febbre del sabato sera, adesso anche lui non ha tanti capelli, altro che gris, brillantina, è al tupè, John Travolta, come no? Sì, dico che è così, oh. Ballava, beh, poi lì è diventato John Travolta, che origine è meridionale, è un terronazzo di merda anche qua. Maron! Battantuono misto a un uomo della Basilicata e anche Banvianesco, la roba. Maron, che cazzo succede? Maron, ma dove cavo? E mo che cazzo faccio? La macchina. Poi c'è quell'altro. Che cazzo di fine ha fatto quell'altro? È finito, no? Sì, sì. Adesso sarà un ubriaco. Uomini, io vi ubriaco con le mie cazzate, ma sono cazzate scattanti, come Ferrari di Michael Mann, che ritorna alla regia. Oh, dopo tanti anni comprerò questo Hit 2 libro, gireranno con Adam Driver, sempre lui. Hit 2 o no? Hit 2 o no? Hit. Basta. Tu o no? Tu. Non ce l'hai? Non ce l'hai? Non puoi averlo? Oddio. Io divento come Carlo Verdone, imbranato totale. Cazzo. Sempre questo tappeto maledetto! Che fa quasi inciampare. Scusate. You'll be a woman soon. Tan 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 tan, you'll be a woman soon. Tan 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 tan.